Voglio ricordare, anzi, voglio partire da un concetto che è quello dei contributi. Nel 2010 noi avevamo una contribuzione prevista di 275.000 euro e bene o male sono arrivati quasi tutti. Nel 2011 si è arrivati ad un massimo di 128.566 e sono stati erogati poi tutti. Nel 2012 sono stati ridotti del 50% e sono arrivati, o meglio, sono stati assegnati 64.958, ma non è arrivato nulla, ok? Anche il 2011 non è arrivato nulla. E si prevede e si auspica in maniera assolutamente positiva che ci sia un mantenimento da parte della Regione dell'impegno preso nel 2012 per il 2013, quindi contributo massimo erogabile che sia di 64.000 euro. Nel 2010, a fronte del contributo di 275.000 euro, sono stati investiti 572.000 euro, quindi sono stati ampiamente raddoppiati. Nel 2011 questo investimento è aumentato, è arrivato a 580.000. Nel 2012 invece c'è stata una forte contrazione, dovuta fondamentalmente a due fattori. Da una parte la diminuzione dei contributi, dall'altra una crisi economica che ha portato le aziende a ridurre i propri investimenti nel settore promozionale. Questo ahimè non è un bene, che purtroppo in un periodo di crisi, in un periodo di ristrettezze, quella che non deve mancare è l'informazione e la comunicazione. L'esempio, mi spiace ritornare sempre su quello, però è un esempio palese, calzante. Cioè noi non avremmo mai potuto battere Khan se non avessimo a qualcuno detto che c'è Chioggia, perché se noi non avessimo comunicato nessuno l'avrebbe saputo. Noi abbiamo un territorio, infatti non so se siamo stati bravi noi o se è stato bravo chi c'era prima di noi negli altri 2000 anni che ha creato un territorio così bello tale da poter essere così accattivante, però purtroppo supponiamo che noi siamo veramente molto scarsi, ci troviamo ad avere un territorio così tanto interessante che non vale assolutamente niente se non c'è una comunicazione adeguata, costante e mirata. Cioè vuol dire che dobbiamo sapere quali sono i media su quali comunicare e quali sono i ritorni degli investimenti. Quindi non si può, io mi rendo conto, non si può diminuire l'apporto di promozione nei periodi di crisi. Se noi riduciamo il nostro sforzo, automaticamente, pian pianino, ridurremo anche i nostri fatturati. Per quanto riguarda l'adesione ai nostri soci, o meglio, l'adesione e dismissione, comunque la quantità dei nostri soci, abbiamo chiuso il 2010 con 152, il 2011 con 145 e chiuderemo il 2012, speriamo che non ci sia qualcuno che si integra all'ultimo minuto, con 139. Okay. Quindi siamo anche qui leggermente in calo. I nostri obiettivi per quanto riguarda il 2013 sono ancora focalizzati su tre punti, su sei punti, magari con pesi diversi, però comunque manterremo la presenza all'interno dei workshop e degli educational tour. Questi perché sono fortemente richiesti dalla regione ed è anche il motivo per cui questo consorzio viene riconosciuto e sostenuto. L'altro diciamo, progetto che lo porteremo avanti con forza è il progetto web con il booking online, questo perché abbiamo visto che è una strada nella quale il ritorno dell'investimento è sostenuto e sensibile. Andremo avanti poi
per quanto riguarda la realizzazione o comunque la ristampa del materiale promo commerciale, quindi il deprio collettivo, le piantine e i listini, ricordando a tutti gli operatori in prima battuta e in seconda battuta a tutte le associazioni che in qualche modo svolgono ricezione ma anche servizio nel territorio, che purtroppo siamo noi in questo momento che dobbiamo sopperire a quella che fino a 14-15 mesi fa era una funzione pubblica. Quindi non possiamo più pensare di andare una volta alla settimana presso l'azienda di promozione turistica e dire datemi dei debiti anche glieli do ai clienti. Non possiamo più pensare di mandare i nostri clienti alla PT ed avere dei listini prezzi o comunque delle piantine della città. Ci dobbiamo organizzare in maniera tale che se gradiamo dare questo servizio, e io direi che è un servizio fondamentale, minimo, essenziale per l'accoglienza dei nostri clienti all'interno delle nostre case, quello di dare una piantina, delle informazioni, dei listini se eventualmente riteniamo opportuno fare promozione della città. Quindi, nello specifico, il consorzio è sempre disponibile a raccogliere le adesioni per le ristampe, ma sarebbe più opportuno e anche molto più semplice che ognuno si rivolgesse alla propria associazione di categoria e che mi fornisse quel plafond insieme anche al contributo per la ristampa, magari in maniera un po' più lungimirante. Quindi non venirmi a chiedere le 1000 piantine dopo 2 mesi, 1000 piantine. Mi piacerebbe, posso fare un esempio, che l'associazione dei locatori mi dicesse qua, preparami 5000 piantine, insieme a quella dei locatori si contattano le altre come CISA, che tra l'altro è già abituata a questo meccanismo, l'ASA e via discorrendo, si fanno magari 15-20 mila, e siccome il consorzio non ha nessun interesse economico in questo, non fa altro che contattare il miglior fornitore e rigirare alle associazioni, che poi fanno pagare ai propri soci, la quota di competenza. Diciamo che con un budget previsto, ovvero circa 200 euro a struttura, diciamo che con circa 200 euro la struttura, bene o male, riescono a fare quasi tutta la stagione. Poi, per quanto riguarda invece altro punto dove ci concentreremo, sarà sicuramente la partecipazione alle fiere, alle manifestazioni fieristiche, con un distinguo. Ci siamo resi conto che le fiere in questo momento non hanno più lo stesso taglio di importanza che avevano circa una decina d'anni fa, ma sono comunque importanti perché riescono a concludere dei grossi rapporti, dei grossi contatti d'area o comunque di tema. Quindi comunque, intanto che questo meccanismo perdura, noi saremo comunque presenti in maniera magari non così dispendiosa, comunque non così a pioggia, ma mirata sugli eventi e sulle località che sappiamo benissimo quali sono e che ci convertono di più. Dopodiché manteremo un minimo di attività promozionale e di comunicazione e porteremo avanti ancora con forza il settore di analisi e sviluppo. Diciamo che nel dettaglio questi sono i punti. Interrompetemi o comunque fatemi un segnale se poi volete delle delucidazioni in merito. Sicuramente nel 2013 obiettivi che rientrano in queste macro categorie sono la ristampa del nuovo catalogo, anche perché le 10.000 giusto unità che abbiamo realizzato nel 2012 sono praticamente quasi finite, quindi ci manca tutto il materiale per poter affrontare iniziative fieristiche o ad esempio i semplici presidi nel territorio. Dopodiché avremo la prosecuzione
del progetto interconsortile rivolto al mercato tedesco, legato a tre momenti importanti. Uno, la gestione e coordinamento dell'invio della newsletter a tutti i 150.000 attuali, spero aumentino di circa altri 50.000, questo è l'obiettivo della campagna 2013, quindi se arriviamo a 200.000 contatti, quindi questo è uno. L'altro è quella del coordinamento e la realizzazione di offerte e di pacchetti turistici atti a stimolare quel mercato specifico, e l'altro è quello di coordinare all'interno di questo progetto una landing page o comunque una landing area, cioè un punto dove nel web questi turisti possono fare riferimento e fare riferimento direttamente alle strutture della zona, divise ovviamente per le macro aree che le compongono, quindi da Bibione fino a Delta del Po entrare e ovviamente raccogliere tutte quelle informazioni sia dal punto di vista della ricezione del soggiorno che ovviamente dal punto di vista dei servizi che all'interno della località possono trovare, diciamo li possono trovare all'interno di questa landing area che si chiama Venice Beaches, e quindi questi sono i tre punti all'interno del progetto intercostruttivo. Dopodiché avremo la presenza certa all'interno delle fiere di Utrecht, che è una fiera particolarmente sensibile per il mercato del turismo all'aria aperta, gestita prevalentemente ovviamente dagli operatori che se ne occupano di questo. Avremo la presenza all'interno della VIT di Milano con il relativo By Italy, all'ITB di Berlino e alla Fiera di Monaco. Milano, Monaco e Berlino, proprio per riduzione dei costi, non parteciperemo direttamente come spiagge, ma saremo ospitati all'interno dello stand della Regione Veneto. Questa cosa, non so se vorrei aprire una parentesi su questa cosa. Voi sapete che questo governo ha deciso di ristrutturare l'ENIT e di dare un peso diverso all'ENIT con un presidente nuovo e con un direttore nuovo. Ha finanziato, cioè ha messo dei soldini all'interno di questa struttura, che taluni consideravano un grosso carrozzone, un grosso problema di comunicazione dell'Italia all'estero, e in questo momento l'ENIT si propone come il marchio Italia all'estero. Noi ovviamente, essendo una struttura regionale, ci appoggiamo alla regione, e la regione in questo momento ha deciso di proporsi da sola soprattutto su queste due aree, che è Monaco e Berlino. Quindi per quanto riguarda diciamo la nostra struttura, seguiremo le indicazioni della regione. In futuro vedremo, ecco, aperta e chiusa parentesi. Altro punto importante che è già iniziato, come vi accennavo, è la messa online del nuovo portale e della piattaforma BS. Ovviamente in questo momento è al circa 40% delle sue potenzialità, anche perché non solo non è completa dei suoi contenuti, ma manca di tutta quell'offerta turistico-ricettiva che gli operatori sono fortemente obbligati o fortemente sollecitati a inserirla, okay? Altrimenti non ne vale la pena aver fatto degli sforzi così importanti, e questo ovviamente diciamo sarà nostro impegno portarlo. Però ricordiamoci che il consorzio ha deciso di intraprendere questo progetto, dall'altra parte gli operatori devono invogliarsi e devono svegliarsi a mettere dentro i propri listini, le proprie disponibilità, e ad essere pronti a seguire anche questi mercati.
Sosterremo di nuovo l'iniziativa Vacanze, Sport e Benessere in collaborazione con la provincia di Padova. Ci coordineremo in maniera molto più importante per quanto riguarda la realizzazione di pacchetti turistici, sia per i relativi educational, per la loro promozione, per il mercato Germania, ma anche per la vendita diretta online. Quindi come consorzio, in qualche modo, e qui diciamo, la realizzazione dei pacchetti apre a una discussione, diciamo, piuttosto interessante, nel senso che noi come consorzio forniremo tutte le indicazioni tali da realizzare dei pacchetti che siano realmente appetibili, sia dal punto di vista alberghiero che extra alberghiero che all'aria aperta. Li andremo a proporre nei vari mercati, nei vari settori, nei vari momenti. Dall'altra parte mi piacerebbe che ci fosse una reale collaborazione, non solo un'indicazione monodirezionale, ma che ci fosse anche il reale feedback da parte degli operatori, nel senso, vogliamo affrontare un mercato specifico? Bene, quali sono le problematiche, quali sono i motivi per cui ad esempio una struttura extra alberghiera non riesce a inseguirla secondo le reali esigenze. Insieme alla realizzazione dei pacchetti parteciperemo a due eventi molto importanti, uno che è il Buy Italy all'interno della BIT, l'altro invece che è il Buy Veneto, momento che la regione realizza all'interno del Mulino Stucchi. Buy Veneto, anche qui vorrei fare una parentesi, è una cosa molto importante che mi sento e vi devo dire. Credo che questo sia stato il terzo anno del Buy Veneto. È stato comunque il primo anno che il Buy Veneto è stato realizzato al di fuori della stagione turistica, perché normalmente il Buy Veneto veniva realizzato a luglio. Okay? Quest'anno il Buy Veneto è stato realizzato a ottobre, fino a ottobre, a novembre, insomma quel periodo lì. Noi ci abbiamo partecipato, nessuno ci ha mai creduto prima, perché comunque veniva realizzato in un periodo dove tutti quanti sono impegnati, e quest'anno ci abbiamo voluto partecipare. Ci sono andato personalmente e devo dire che sono stato molto 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 stupito, ma molto stupito. Alla mia sinistra c'era Bibione, alla mia destra c'era Jason. C'erano 140 buyer internazionali, tra cui 21 solo ed esclusivamente del Brasile. Nel giro di 2 ore io ho finito tutto il materiale, tutto. Jesolo non aveva dato via niente, Bibione solo 2. Quindi vuol dire che la nostra appetibilità, la nostra conoscenza, cioè la nostra divulgazione, tutto quello che è stato fatto fino ad ora è mostruoso. La gente vuole venire da noi e noi, fatalità, non ci siamo neanche mai proposti, non ci siamo neanche mai resi conto. Cioè, è stata una grandissima sorpresa, e questo è giusto che io ve lo comunico, perché nel momento in cui uno oggi, ogni giorno prende in mano un telecomando, accende la televisione, sente un pianto, una crisi, una cosa del genere, e capisce poi che solo ed esclusivamente un Deplan con scritto Chioggia e una skyline sulla laguna, così, senza nessuna offerta, cioè non ho presentato offerta, le strutture erano quelle che c'erano dentro e tutto è andato bruciato. Capite che se noi ci strutturiamo un minimo e riusciamo a capire che cosa vogliono, noi comunque, non dico che bruciamo, okay, ma comunque lavoriamo, ed è questo l'obiettivo per cui io partecipo a queste iniziative, ed è questo il motivo per cui io mi siedo qua. Quindi dobbiamo vendere il nostro prodotto, dobbiamo vendere il nostro territorio. Quindi adesso capite perché da una parte dobbiamo strutturarci, da una parte e dall'altra dobbiamo sederci a dei tavoli di lavoro per realizzare queste offerte tali da poter invogliare queste,
questi operatori. Dopodiché continueremo ancora per quanto riguarda la formazione degli operatori, sia per quanto riguarda la realizzazione dei pacchetti, sia per quanto riguarda l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche che abbiamo preso in carico. Anche qui vorrei fare una parentesi. Alla data di oggi, vista la disponibilità dei soci e degli operatori che compongono il consorzio, molto probabilmente noi saremo la prima località in Italia, credo in Europa, che metteremo online la disponibilità di posti barca di Darsen. Quindi è una cosa assolutamente innovativa, è una cosa sicuramente allettante, è una cosa che ci permettiamo di fare, di proporre, solo ed esclusivamente perché la nostra nautica, i nostri porti sono almeno il doppio di quello che ci sono in altri territori. Quindi capite che se noi abbiamo delle cose dobbiamo comunicarle e dobbiamo dare anche gli strumenti opportuni perché gli operatori possano comunicarle, perché poi devono ritornare i propri investimenti. Altro obiettivo all'interno del 2013, avremo la ristampa del Curiosando con le relative modifiche, questo perché nonostante il Curiosando sia una pubblicazione comoda, perché è un formato piuttosto piccolo, ma è comunque bella, bella grossa, ormai abbiamo capito che è un veicolo informativo, promozionale della località che rimane nel tempo e rimane al di là della vacanza. Quindi se vogliamo che il nostro territorio venga fruito anche più volte e venga anche diciamo approcciato da tutte quelle persone che attualmente non navigano sul web, non vorranno mai navigare sul web, ma che comunque esistono, dobbiamo comunque continuare anche su questa strada, perché comunque, nonostante Curiosando costi molto, ci porta comunque il suo detto. Nel progetto di comunicazione e di formazione, voglio ricordare anche questo, e continueremo perché abbiamo stipulato un accordo di programma con l'Istituto Cestari, nel quale noi diamo il comodato gratuito dalla nostra tecnologia, cioè la tecnologia che il consorzio ha acquistato, e abbiamo formato gli insegnanti del Cestari affinché possano essere quel ponte di unione tra il reale mercato e l'operatore oggi, perché sappiamo benissimo che il mercato ha delle esigenze che cambiano molto velocemente. L'imprenditore oggi ha delle altre esigenze, ma anche un'altra formazione. Ci rendiamo conto che imparare ad utilizzare al meglio quelle che sono le nuove tecnologie, le nuove metodiche e anche le nuove forme di gestione all'interno delle aziende è molto difficile. Per questo abbiamo creato questo progetto, un progetto che è legato sia al web che alla formazione, ma che mira a preparare dei ragazzi e degli studenti che si vanno ad inserire all'interno delle aziende e che coadiuvano il modello commerciale imprenditoriale dell'imprenditore nella vendita del proprio prodotto attraverso il web. Quindi continueremo anche su questo e dopodiché ci concentreremo su altri quattro punti, giusto per così terminare, visto quanti pochi fondi abbiamo. Allora, ci concentreremo su il progetto cicloturismo in genere, ok? È soprattutto basato su quello che è realizzazione e l'ideazione di escursioni del concetto intermodale di bicicletta e barca. Questo perché la realizzazione di questo prodotto rende il nostro territorio unico. Secondo voi in Italia quante possibilità ci sono di fare delle escursioni legando bici barca?
magari bici treno sì, magari bici e FUV, magari bici e corriera, bici e vaca mora, okay? Però bici e barca poche. La realizzazione di offerte specifiche e la crescita di, o meglio, la realizzazione di offerte specifiche all'interno di un tavolo di lavoro dove vi partecipano operatori che fanno service, operatori che fanno ricezione, ci può permettere a realizzare, partendo dal concetto della bicicletta, alcuni club di prodotti sui quali dopo consolidare dei flussi turistici. Porteremo avanti il progetto GAL Antico Dogado per lo sviluppo rurale e la creazione di itinerari fluviali legati anche a questo concetto di queste modalità, quindi le escursioni in bici barca non saranno solo legate al semplice transfer pelestrina, chioggia, chioggia, pelestrina, okay? Ma saranno legate all'intero territorio. Per questo c'è questa offerta. Dopodiché ci concentreremo su quella che è la promozione di tutte queste iniziative che noi stiamo realizzando attraverso il web, con una campagna di web marketing mirata che partirà praticamente da questi tre concetti. Uno, analisi del mercato in maniera dettagliata. Due, come si può dire, definizione degli obiettivi reali e tangibili. Mi spiego. È inutile che come campagna o comunque come obiettivo ci sia quello di arrivare ad avere una ricezione o dei volumi di presenze come Jesolo. Non ci riusciremo mai, hanno ovviamente 10 volte la nostra capacità ricettiva. Quindi noi andremo a fare che cosa? Andremo a fare un'analisi di mercato, andare a vedere se l'analisi di mercato fatta un anno fa, quando ci ha permesso di iniziare a fare questo percorso, è la stessa. Dopodiché andremo a vedere, secondo le reali nostre capacità, quali saranno gli obiettivi che possiamo realmente raggiungere, e dopodiché affronteremo tutte quelle strategie attraverso, da una parte, i posizionamenti, dall'altra le promozioni, dall'altra i social network, che ci permetteranno di convertire realmente tutti questi sforzi. Ultima cosa, che è una cosa molto importante ed è molto sentita anche dal Consiglio Direttivo del Consorzio, è il concetto sport e turismo. Questo perché? Perché questo, diciamo, è stata una carenza che c'è sempre stata nel nostro territorio, nella nostra località, proprio perché la volontà di andare a realizzare delle manifestazioni sportive ha sempre cozzato con quelle che erano le reali disponibilità o reali offerte ricettive del territorio. Però comunque che cosa fa emergere questo problema? Fa emergere un dato, che in un periodo di crisi il settore sportivo è comunque un settore molto importante. Fa emergere che cosa? Che non abbiamo delle strutture prettamente dedicate al turismo sportivo, fa emergere che è un settore nel quale siamo completamente scoperti. Ora, siccome come consorzio abbiamo l'obiettivo di guardare economicamente a 360 gradi quello che è il panorama turistico della località, non possiamo pensare nei prossimi anni di immaginare il nostro comprensorio senza delle aree, senza delle facility, senza delle opportunità anche per chi vive di sport, o meglio, senza pensare che chi magari viene, scusatemi il termine che è anche molto brutto, obbligato a venire a Chioggia per svolgere un'attività sportiva agonistica, ci possa ritornare in un secondo momento con la famiglia, con la fidanzata, con l'amante, con chi ci vuole, oppure che non ci torni nemmeno, ma che torni a casa dicendo: che bello che è stato andare a Chioggia,
ho fatto una nuotata da diga a diga fantastica, non ho mai provato una cosa del genere. A me sinceramente come consorzio vale di più una frase scritta all'interno di un social network dove un nuotatore ha fatto un'esperienza del genere, piuttosto che, scusate, 500 decina buttati in una fiera dove si sa benissimo che se non c'è una strategia ben chiara, quella fiera, cioè in quella fiera i Deppian sono solo serviti per fare peso nella borsa e poi aiutano il fuoco a prendere la brace quando si fa la propria grigliata. Allora, siccome personalmente ci credo molto e siccome è fatalità, abbiamo qui presente anche il buon Rossano Bosco, vorrei che due parole venissero spese su questo, anche su un altro concetto però, che tu sai io ci credo molto e mi sembra che anche l'assessore ci creda, che è quello del logo unico, marchio unico degli atleti che vanno fuori dal territorio di Chioggia. Come quando gioca l'Italia, chi mi conosce sa che io non sono sportivo, quindi la mia caratteristica sport è zero. Però ho capito una cosa, che quando gioca l'Italia tutti i tifosi si mettono da parte. Sport della mandibola. Tutte le tifoserie si mettono da parte e tutti quanti tifano l'Italia. Noi dobbiamo essere uguali. Quando un chioggiotto va fuori a fare una competizione, è un atleta di Chioggia, è un ambasciatore della città di Chioggia. Chi arrivi primo, chi arrivi ultimo, si deve distinguere per due cose. Uno, ovviamente la prestazione, perché uno non gareggia per non arrivare primo, giusto? Due, ovviamente per il fair play. Quindi io mi auguro che insieme all'amministrazione, insieme anche al CONI che tu rappresenti, ci sia questa volontà di trovare un unico stemma, un'unica divisa, un unico logo sui quali tutti gli atleti si riconoscono. Io ti passo la parola perché vorrei che tu illustrassi meglio di me quello che è il progetto e il tavolo di lavoro per quanto riguarda turismo e sport